Buongiorno e benvenuti al Motor Valley Fest. L'argomento di oggi è un argomento, usando un termine che va molto di moda in questo momento, è un argomento ibrido, perché mescoliamo il motorsport, le innovazioni che il motorsport chiama, e le auto di produzione. D'altronde, sempre il mondo delle vetture ad alte prestazioni e delle auto sportive è stato un campo di sviluppo delle innovazioni tecniche e tecnologiche. Il mondo delle corse, come sappiamo tutti, ha due aspetti distinti, una parte di innovazione tecnologica e una parte di passione legata alla passione che le case automobilistiche mettono nel produrre veicoli straordinari, tutta la catena di supporto e la passione di chi ama le corse motoristiche. Sappiamo bene che lo sport ha anche un valore, come dire, sociale, no? Il correre, il competere secondo delle regole in maniera chiara. Questo mondo, negli ultimi anni, ha avuto un'espansione enorme con le tecnologie digitali. Le tecnologie digitali ci aprono un nuovo mondo che fa parte delle corse, un grande campo di opportunità e di espansione anche del numero di appassionati che possono, come dire, accedere alle corse, alle competizioni. Lo vediamo partendo dal gaming agli e-sports. Il mondo virtuale, peraltro, porta con sé anche due concetti importanti. Uno è l'inclusività, perché evidentemente è una, voglio dire, pratiche che sono alla portata di molte più persone. L'altro aspetto è la circolarità, perché qui parliamo molto di circolarità. Oggi insomma, sarà uno degli argomenti forti di cui dibatteremo. Proprio sull'economia circolare, Deloitte ha studiato come un approccio di economia circolare, cosa un approccio di pratiche di economia circolare rappresentano per auto di produzione e auto da corsa. Chiamo sul palco per l'appunto Stefano Buschi e Neelam Melwani, che sono di Deloitte UK Circularity Lead for Consumer. Thank you. Neelam, you want to come? Thank you very much. Vado in inglese perché la presentazione successiva sarà in inglese, so I hope you will not have any problem. So, automotive industry is facing three major transitions. So, the digital transition, the mobility transition, and the sustainability transition. These are three things that makes, you know, the CEO of automotive keep awake in the night, typically. And, you know, when you look at the racing and the motorsports, typically is the place where you test the most advanced technology and solution. And circularity with performance, circularity with racing, it's something in some minds could be seen as a trade-off. We haven't seen that as a trade-off. We have studied this very deeply, and we have identified that there is fantastic opportunity in looking into the motorsports and performance and racing with the eyes of circularity in order to make this a solution that could be suitable for the future in every road vehicle. Neelam, I leave the floor to you, so please introduce us to this topic. Thanks so much. Thanks so much, Stefano, and thank you all for being here. It's Friday afternoon, so I'll try to be a bit animated so we can keep it going. As Stefano said, my name is Neelam Melwani. I work for Deloitte in the UK, and I lead our circularity offering for consumer clients. So that's everything from auto, but also fashion,
and sort of across various industries, anything you buy basically falls in the consumer category. And recently I've started working primarily and focusing more on high performance vehicles and racing and what circularity and sustainability means there. So to start and maybe just to build on what Stefano said, we see motorsports and performance vehicles as a brand of its own. It's not the same as commercial vehicle production. The difference in the industry is quite significant. From a performance, safety, and precision side, you're looking at smaller volumes of vehicles, you're looking at high performance vehicles, you're thinking about craftsmanship in a different way. You're building something that's innovative, that's a start at a design that can go fast, that performs, that's safe for a driver, that can reach record speeds, and that can win. And that's what you're selling to your consumer. So when we look at motorsports, when we look at performance vehicles, the way we look at that is totally different. Handling, safety, adaptability, that's critical for these race cars. And speed, power, the elegance, the spectacle that surrounds the industry sets it apart. It's almost the same as when we look at fashion. When we look at a high fashion brand and what they're producing is completely different than an off-the-rack piece of clothing you purchase. So when we look at motorsports, we look at it through that lens. And as Stefano mentioned, what we're trying to do and what we've started thinking about is how do we not see sustainability as opposing to racing, but actually as a critical part of it? How do you appeal to a new type of fan who also thinks sustainability is equally important to the sport that they enjoy watching on television? And on that note, I think it's important to think about sustainability as not being a rapid transition. We're not going to see a circular racing sport in the next 2-3 years because we have to think about the safety of the driver. We have to think about using the best materials in the best possible way. And so when we look at it, we think about it as a transition that's going to change the industry over time, not something that you have to do overnight. So when we think about circularity for a race car, I think one of the biggest things we see, and when we're actually thinking about circularity more generally, is how do you actually define what circular is? And in a lot of spaces, not just in race cars, but across the industry, we see circularity being the image of the small car. That's the product. That's what you give to the consumer. But actually, the shadow that surrounds the car is the tonnage of material that actually goes into making one car. The material footprint of the car that you put on the track is fundamentally huge compared to the vehicle you see. Everything that goes into the car, from prototyping to testing to energy to water to metal scraps to offcuts to epoxy dust, that is way bigger than what we see on the final car. So the first thing that we've started to do at Deloitte is really understand the full material flow. What are the materials that go in? What goes out? What's hazardous waste? What goes immediately to incineration? Where are the opportunities at the end of life that we can capitalize on, where you can reuse, recycle, maybe downcycle for other sports, etc.? The second thing that's most important in this area is really understanding the regulation. From the FIA to all the bodies, there's regulation in place, and there's a reason that that regulation exists. The regulation is there to protect the drivers, to create a level playing field. But how can you work in that ecosystem, in this challenging world of a very strictly regulated sport, to really leverage the little space you have to make those incremental changes towards circularity? And the third is obviously performance and safety. You don't want to make a car that's heavier. You don't want to put your driver at risk. Certain things are no-goes. Replacing titanium in a halo for a different material is maybe not an option right now because we know we need that titanium to protect the racer. And that should be and will remain the utmost concern. But I think there are opportunities across your value chain to think about circularity as a way to reduce costs, to invest now, save later, within a cost gap,
and think about this from a totally different perspective. So what we started thinking about is really understanding the high performance composites, metals, and additives that go into the process, understanding what happens in prototyping and performance testing, understanding what happens in technical and safety testing, how quick and rapid in-season performance upgrades are, and if there's actually any room to even consider circularity at all in those short lead times, and then use and wear. Most of the time, the car that ends up off the track doesn't go in the bin. It stays in a showroom, but components of it or different parts of it may end up elsewhere, parts that you replace, recycle, parts that you maybe don't even own, like tires you lease from a tire company, don't end up in use and wear. So how do we maximize those opportunities across your value chain? And when we started to look at the high-performance composites, metals, and additives, I think there's a lot we can think about when it comes to carbon fiber as one of the key materials that goes into it, and think about the innovation that exists in the space. And I guess most of you will be familiar of the V-carbon story that McLaren released last year, but really thinking about recycled carbon fiber as a way to start replacing components of the car that are non-safety, non-critical, is just an indication of where the industry could go. And I think, right, even thinking about how the FIA reacted to that, right, because there had to be specifications to allow for that type of recycled carbon fiber, which is slightly heavier but doesn't impact performance, is really an indication of what's actually possible and what's in the art of the possible for racing. So we started to think a bit more about, and I know this looks oversimplified, and it most definitely is, because just looking at constructor activities, we could build that out into its own slide. But for the sake of this process, we broke the supply chain down a bit further to understand what happens, how you use raw materials, how you process them, what happens in prototyping, and then primarily looking at what happens in constructor activities. And what we understood from doing this was there's actually lots that can happen across the supply chain in different ways, different types of partnerships you can build, different types of ways to take advantage of the ecosystem you work in. So from a materials selection phase, oftentimes we get down to very specific alloys of metals, very specific requirements for carbon fiber, very specific requirements for engines and race cars. What we're noticing across the industry is sustainability doesn't necessarily play a role in that. So is there a way to integrate at least some type of sustainability ambition in the way that motor companies work with and collaborate with their suppliers? The challenge here would be that racing companies aren't buying materials in bulk, and that's what's different from the rest of the auto world. If you're not buying the material in bulk, your supplier isn't going to take that into consideration. However, if a series of motor companies were able to say, for us, sustainability is important, and we need to include sustainability in our requirements, then all of a sudden, together, you can generate change. Even more so, if you think beyond your industry, aerospace and defense companies, other auto companies, other members of this broader ecosystem could also put similar pressure on suppliers that supply these materials more broadly to different sectors. So how can you work within your racing company across not just your supply chain, but your ecosystem and that broader web to really influence that? Then when it comes to constructor activities, obviously we have metals and machining, composites and additives, and all of that goes into that. Where are the cost efficiencies in that process that also have a sustainability measure, a sustainability aspect? Are there ways where we could eliminate things like molding? Are there ways where we could consider alternative materials? Are there ways where making a sacrifice for sustainability could be incorporated in regulation in a different way to expand the cost cap or provide teams that think about that with an advantage over others? That's obviously a decision for the regulators, but something to think about in that broader ecosystem. Then the car hits the track, and I think this is where it gets complicated.
We think about how motorsport moves around the world. We think about all the different types of elements that need to be replaced, reused, recycled across the process. So how do we use in-season changes in a way where we're not, those are not leading directly to waste streams? Are there partnerships at the end of life that you can consider for carbon fiber parts? And a good example of that from a different industry is actually the work the World Sailing Federation is doing with the International Olympic Committee to think about carbon fiber recycling in a different way. If we can take carbon fiber from a sailboat and use it for a tennis racket, I'm not really sure why we wouldn't be able to take carbon fiber from a race car and use it for a tennis racket as well. The technology exists, we just need to invest in it and think about it in a broader way. Just because you're not using it for another motorsport doesn't mean you're downcycling it, it just means you're reusing it and extending life. And for something as critical as carbon fiber that produces hazardous waste, that has a super high emissions rating, there's probably a better way to think about it than what we're doing right now. Then we go to end of life, and as I mentioned, right, the collaboration with end of life recyclers and investing in that technology could be a really interesting way forward. The chances are for race companies, you're not producing a significant enough amount of waste for a company to buy back hazardous waste and think about reusing it differently. This is again where the ecosystem comes into play. If as a sport, they decided to think about it differently, work together, and enable those end-of-life pathways like we do already in some geographies for tires, the results could be huge. It could be hugely influential, and not just from a material perspective, but just from a symbolic perspective. Showing that an industry like racing is able to change is really changing the course of the next 10 years. So, building on that, I think one of the things that we're noticing in this area is that oftentimes racing companies don't have the capacity to look beyond their tier one suppliers and to think about all the regulation and to really go into depth on what it means in the second, third, fourth layer of their supply chain. You're buying component parts, you have specific regulatory requirements, you have to think about the safety of a driver, you have short lead times. Engaging with tertiary suppliers is not top of mind, and I don't think it always has to be. But I do think if you really want to build a supply chain that's not just circular, but also resilient, can take supply chain shocks into consideration, can think about circularity in a different way, moving beyond just looking at regulated and mandated parts and outwork and procured parts is probably hugely beneficial, not just for your cost, but also in cost reduction. So we've been working at Deloitte to also think about critical raw materials and how companies use them better. And we've done a bit of research around risk assessment, not just from ESG risk, but from supply risks as well, to really understand where the shocks in the supply chain could impact companies and the way we have always done things. So just engaging with suppliers with that in mind could be an interesting one. On the left part of the slide, you'll see some critical raw materials for consideration. Cobalt, an obvious one. Copper, lithium as well, nickel, REEs, titanium for the halo, gallium, and REEs that are critical parts of engines. How will supply chain shortages impact the industry if we aren't thinking about keeping those materials in circulation for as long as possible and extending the life? As the demand for these critical raw materials continues to grow, I think we'll be shocked if we don't see an impact on an industry where it's not necessarily necessary to use these critical raw materials in a way that's supporting an energy transition. So I think from now, companies should start thinking about how to keep those materials in circulation for as long as possible, in as many ways as possible, and close those loops in their supply chain. And the only way to do that is to engage with suppliers, rethink your contracts. Who owns those materials in your supply chain? Who's getting them back? How do you ensure that you can regulate the price for them later on? And how do you bring that together with regulation, fans, and your environment?
Speaking of the work we've been doing around supply chains, what we've done is work in the UK already with the UK government, but also with a series of companies across five sectors, unfortunately not motor racing specific, but aerospace and defense, energy, automotive, and I'll forget the other two now, of course. But what we did was start to understand the compound supply risk and the environmental and social risk of some of these industries and sectors to really fundamentally understand where the biggest shocks will be. And one of the key recommendations that came out of the report was companies really need to think about their data. What we noticed when we did this research was that data quality for ESG risk and compound supply risk was quite poor. So even though we were able to extract an initial list of results that shows, and going back to the list that I had, that shows that these are some of the critical raw materials that may affect your supply chain, without thinking about that with a circular economy lens, you'd actually end up increasing risk in your supply chain without even knowing it because you don't have the data to back up those decisions. So a circular supply chain is a sustainable and resilient one, and that's equally important for aerospace and defense and for auto as it is for motorsport. Thanks. So thank you, Neelam, for you show us what could be happen in the near future to be more sustainable. Now I switch to Italian to introduce the next video. Quello che è molto vicino alla sostenibilità è l'inclusività ed è quello che sta facendo la F1 Academy. Il campionato monoposto al femminile di cui si occupa Susie Wolf, ex pilota, imprenditrice e manager, che purtroppo non può essere qui proprio perché è impegnata con l'Academy a Miami, dove si corre questa fine della settimana, ma che ci ha mandato un video messaggio di saluto per il festival. Ciao everybody, I'm here in Cremona in Italy at the first round of the Champions of the Future Academy. I was expecting sunshine, but it's a lot of rain like you could see. But I just wanted to take this opportunity to say a big hello to everybody. I'm very sorry I can't be at your event. We are in Miami on that weekend with the second round of the Formula One Academy, so apologies for not being able to attend. I wanted to say a big thank you to all of you for all of your support. Obviously, with Formula One Academy, we are trying to inspire the next generation, create opportunity, and make sure that our sport in the long term is more diverse. We do not exist just to find the next female Formula One driver. We want to create opportunities off track just as much as on track. And here in Cremona, we're looking out for the next generation in karting. We have 9 young drivers competing this weekend, and of course, those in the senior category, we would like to see progressing up into Formula One Academy. So that's all from my side, wishing you a great event and thank you again to all of you for all of your support. Incoraggiati da questo saluto di Susie Wolf, chiamo i relatori a raggiungermi sul palco. Visto che abbiamo parlato di motorsport, forse c'è un marchio che ha qualcosa a che fare con il motorsport, mi sembra che sia Marelli, Riccardo De Filippi, amministratore delegato di Marelli Motorsport. Buongiorno. Salve, e buongiorno a tutti. Prova, sì, ok. Buongiorno a tutti e grazie per l'introduzione. Effettivamente quest'anno Marelli compierà 105 anni, Marelli Motorsport. 105 anni di presenza continuativa in motorsport, quindi possiamo dire che sì, effettivamente di innovazione ne abbiamo vista e fatta tanta in questi anni. Ma a noi interessa il futuro. La storia di Marelli è gloriosa. Come vede Marelli, appunto, in modo sintetico, se si può dire così, le sfide tecnologiche nelle varie categorie motoristiche sportive? Ma se penso all'innovazione in motorsport, diciamo due aree principalmente, una quella della connettività, dominio della connettività. C'è
in motorsport sempre più fame di dati, non solo dati, diciamo, valori dei sensori o dati elaborati dalle centraline di controllo motore veicolo, no, ma dati in senso molto più ampio. Parliamo di voci, comunicazione con i piloti e video, video HD, video 4K per le telemetrie del prossimo futuro, anzi, che stiamo per portare in pista. Dati che non sono più a solo beneficio del team per il monitoraggio delle vetture, per migliorare la performance o per assicurarsi dell'affidabilità del mezzo, ma sono dati che sono a beneficio dei promoter, a beneficio delle organizzazioni, dei broadcaster, delle televisioni, quindi a pieno supporto dello sport, dello show e del business. Parliamo quindi di mole di dati che sono impressionanti e da rendere disponibili in tempo reale, quindi non più solo dalla vettura al garage del team, ma dalla vettura a, diciamo, la globalità, veramente a un sistema che sì, ha bisogno di radio particolarmente elaborate a banda larga, a bassa latenza, ma soprattutto ha bisogno di un'infrastruttura software importante, cloud-based, appunto per rendere questi dati fruibili in tempo reale da ogni dove. A tal proposito, mi piace sottolineare il fatto che questa esigenza, grazie anche agli sviluppi del mondo automotive, quindi parliamo di auto di serie, sta vedendo una convergenza di intenti, di priorità, come non si è mai vista in passato. Quindi parliamo di software defined vehicle, digital twin, sono tutti concetti che adesso prendono un nome fancy grazie allo sviluppo automotive, però trovano le loro radici pienamente in motorsport. Software defined vehicle è all'interno del DNA di motorsport, ovvero un hardware potente le cui funzionalità aumentano progressivamente durante la stagione stessa. Beh, software defined vehicle è questo, avere una vettura di serie tra virgolette gestibile a model dello smartphone, cioè compro una vettura e l'arricchisco di funzionalità nel corso della sua vita vendendo qualcosa di diverso, più ricco rispetto a quello che l'ho comprato originariamente concessionario. Passando invece a un altro dominio tecnologico, quello del powertrain, beh, se pensiamo a un legame tra i campionati principali, Formula 1, Endurance, Formula E, beh, il tema dell'elettrificazione la fa da padrone. Faccio un esempio per dire quanta innovazione c'è e quanta spinta c'è in questo ambito. Pensando appunto alla Formula 1, grazie all'evoluzione dei regolamenti, con il cambio regolamentare del 2014 in Formula 1 entra il DC-DC converter, ovvero un dispositivo che trasforma la tensione da alta tensione del pacco batterie a 12-48 volt. Beh, in 4 anni abbiamo assistito a 3 cambi tecnologici, passando da IGBT a silicio, a carburo di silicio, a GaN. Quindi proprio 3 evoluzioni, non solo non rifare l'oggetto, no, proprio il cambio della tecnologia che è a cuore dell'oggetto. E grazie alla peculiarità del motorsport, che può giocare d'anticipo con le nuove tecnologie, noi non siamo automotive, non dobbiamo sottostare a omologazioni, certificazioni, possiamo prendere la tecnologia agli albori e testarla e portarla al limite in un contesto sfidante come quello delle corse e quindi di fatto diventare incubatori di innovazione a beneficio poi dell'auto di serie. E qui in questo caso è stato clamoroso quanto ci fosse necessità di evolversi, di superare i propri limiti. Stesso discorso con gli inverter, siamo partiti con il KERS nel 2008, 60 kW, adesso per il 2026 stiamo lavorando al nuovo inverter 350 kW, è grosso la metà di quello 60 kW originario, proprio grazie allo sviluppo ancora della tecnologia, del carburo di silicio, ma anche proprio di una rivisitazione completa della struttura dell'inverter ai fini della massimizzazione dell'efficienza. Se non è sostenibilità questa, ovvero massimizzare l'efficienza, fare il miglior uso delle risorse possibili, direi che motorsport è in questo senso veramente un promotore della sostenibilità. Potrei citare l'uso dell'intelligenza artificiale, ormai se ne è parlato in tutte le salse, anche in tutte le tavole rotonde, quindi non sto qui a dilungarmi, però ad esempio è interessante vedere come le nuove centraline saranno anche progettate dando spazio importante al motore inferenziale, quindi non solo processori in grado di elaborare classiche strategie, ma processori pensati proprio per elaborare
reti neurali sempre più complessi, perché è questo che ci chiede il mercato, quindi virtualizzazione, simulazione, real time, on the fly, embedded direttamente a bordo della centralina del veicolo. Rimaniamo in pista con Andrea dal Canton, perché parliamo di Tatus. Andrea, ci spiega innanzitutto cos'è Tatus, si occupa di ruote scoperte, ha a che fare con quella signora che ci ha salutato prima. Ne ha molto a che fare. È Formula 3, Formula 4, F1 Academy. Quali sono le sfide delle formule in cui voi siete impegnati che coincidono con le vostre sfide e con i vostri obiettivi? Innanzitutto, proprio perché c'è un legame molto forte con il video che abbiamo appena visto, io vi porto i saluti della persona che di fatto doveva essere qui al mio posto e che non può esserci proprio per i motivi di qui sopra, che è Giovanni Delfino, che è CEO di Tatus e del gruppo, perché Tatus non è solamente Tatus, Tatus fa parte di un gruppo che comprende anche Autotecnica Motori e Breda Racing ed è un tutt'uno nell'argomento che stiamo per affrontare. E diciamo che sì, partire dal legame appunto con il videomessaggio è un buonissimo primo punto. Tatus è il marchio che fornisce le monoposto di Formula 1 Academy di fatto, quindi le 16 quest'anno monoposto in pista in Formula 1 Academy sono 16 vetture Tatus, con l'immenso onore di avere 16 vetture Tatus che hanno 10 livree dei team di Formula 1 per la prima volta nella storia del nostro marchio, le ultime 6 comunque hanno marchi prestigiosissimi che le supportano. È la punta dell'iceberg, almeno a livello di visibilità, di un movimento che è molto più ampio e che di fatto ha la sua chiave in un concetto molto molto semplice, ma che è tanto semplice quanto chiave, ovvero la crescita dei piloti. Cioè sulle nostre vetture crescono i piloti, i campioni del domani, ma non solo i campioni, tutti i piloti che diventeranno professionisti e anche quelli che non lo diventeranno nel loro percorso di crescita, perché in uscita dal mondo dei kart a 15 anni un pilota può guidare solamente una Formula 4 e la stragrande maggioranza delle Formula 4 al mondo, dei campionati di Formula 4 al mondo, che ricordo sono campionati organizzati su base nazionale o regionale, sono forniti da Tatus e da Autotecnica per quanto riguarda la parte di powertrain. Questo vuol dire che in quello che è un passaggio obbligato della crescita di un pilota c'è una altissima, se non che totale, possibilità di passare da una vettura Tatus, e questo è per il marchio, per il gruppo, per ogni singola persona che lavora all'interno del gruppo e di questi tre contesti, una responsabilità fortissima, un senso del dovere e della ricerca e di responsabilità elevatissimo, perché ovviamente l'idea che queste vetture debbano essere quelle su cui si formano i piloti del domani, che debbano essere sicure all'inverosimile proprio per questo motivo, rispettare tutti i criteri di sicurezza, ma anche essere sempre più rispondenti a quello che è la crescita di un pilota. La crescita di un pilota oggi non è più la crescita che poteva essere ieri e non è ancora quella che sarà domani, è un concetto in evoluzione così come tanti altri, e anche all'interno delle monoposto su cui si formano i piloti la tecnologia è cambiata, è aumentata, cambia, dire cambiata è un davvero limitativo, cambia di giorno in giorno, di mese in mese, di stagione in stagione, ovviamente più piccolo è l'orizzonte temporale, meno sono i cambiamenti, ma tra una vettura e l'altra, tra una generazione e l'altra delle stesse vetture di Formula 4 o di Formula 3 Regional, vediamo dei cambiamenti epocali, che rispondono di fatto a quella che è una crescita dei piloti sempre più complessa e sempre più completa. Non si tratta solamente di salire in macchina e imparare a correre, c'è tutto un mondo dietro di formazione del pilota che è sempre più complesso e il veicolo deve rispondere a questo livello formativo. Questo è di fatto Tatus, o meglio, questo è il posizionamento di Tatus all'interno dell'industria del motorsport. Andrea, mi faccia dire, Tatus poi è anche un osservatorio appunto privilegiato per vedere i piloti della generazione Z e l'inclusività di genere. Totalmente, totalmente, sono due pilastri
che si accompagnano a tantissimi elementi chiave, perché parlando del riuscire a riconoscere o della possibilità, del privilegio di vedere i talenti nella loro crescita, questo è un privilegio che deriva da una responsabilità, nel senso che Tatus e Autotecnica soprattutto fanno del supporto in pista ai campionati che forniscono un elemento chiave del loro portfolio, della loro offerta o della loro ragione di essere. Non si tratta solamente di fornire una vettura e poi dimenticarsi della stessa, bisogna seguirla dall'inizio, dal primo giorno della sua vita fino all'ultimo e anche oltre, perché questo ti dà l'opportunità di avere un feedback, di avere dei dati indietro, di avere la possibilità di migliorarti continuamente, ed è di fatto una chiave. È una chiave che poi porta con sé il privilegio di avere un accesso e una visibilità di quello che sono i piloti, le loro performance e il loro comportamento in pista, che raramente si può vedere in quella fase, ed infatti è molto semplice, valutando i dati, guardando le telemetrie, guardando tutto ciò che si ha a disposizione dei piloti che corrono sulle vetture Tatus, è veramente molto semplice identificare chi ne ha di più e chi promette davvero di poter scalare la piramide del motorsport dal gradino più basso fino ai gradini più alti. Lo si vede di solito fin dai primi approcci con le vetture. Intanto il cambiamento, il passaggio dal karting al Formula 4 è veramente chiave, perché piloti di 15 anni si trovano a guidare una vettura vera che si guida con uno stile completamente diverso rispetto a quello a cui erano abituati fino a un giorno prima. E questo richiede in loro uno sforzo e soprattutto permette di verificare immediatamente la loro capacità di adattarsi a un veicolo nuovo. E la risposta che il pilota dà fin dalle prime fasi rispetto a questo adattamento è una delle chiavi di lettura, delle prime chiavi di lettura del suo potenziale e di quello che potrà fare su quella e sulle vetture successive. Uno degli onori, una delle soddisfazioni più grandi è sentire i piloti successivamente, negli step successivi, dire che le vetture che hanno guidato in Formula 4 e in Formula 3 Regional sono state propedeutiche, utili, e gli hanno permesso dopo di essere agevolati sulla vettura immediatamente successiva. Questo è lo step conseguenziale. Una volta che il pilota ha dimostrato di avere un certo grado di adattabilità, effettivamente il suo percorso poi dopo risponde a questa dinamica e troverà la vettura che ha appena guidato effettivamente utile a quella che va a guidare. Il tema dell'inclusività invece è un altro pilastro fondamentale della nostra politica aziendale e in generale delle nostre culture aziendali. Lo è sia a livello delle tre aziende, ma lo è in generale in quello che è stato un supporto immediato e immediatamente voluto e desiderato al progetto di Formula 1 Academy. Susie Wolf nel videomessaggio ha detto qualcosa di importantissimo: il programma, il progetto di Formula 1 Academy non si limita a quello che è il mero percorso sportivo delle atlete che vi partecipano. È ovvio che le atlete che vi partecipano passano dal gradino della Formula 4 per formarsi, per accumulare esperienze, per preparare i prossimi gradini, i prossimi step della loro carriera verso il più alto apice possibile delle piramidi del motorsport. Ma anche guardare verso il basso e quindi all'allargamento della base della piramide, del bacino di utenza per quanto riguarda le atlete, le pilotesse, diciamo, è un aspetto fondamentale ed è forse anche uno degli aspetti più importanti, perché guardando la mera statistica, i piloti maschi sono tanti, sono tantissimi, ed è molto facile trovarne tanti con molto talento potenziale da preparare, da formare, da sgrezzare. Allargare il bacino di utenza in nome di una parità, di un'inclusività, e quindi allargare il bacino di utenza femminile vuol dire anche aumentare le possibilità di trovare talenti che fino ad oggi sono rimasti nascosti. Ecco perché i programmi di karting o di ricerca dei prossimi campioni che Formula 1 Academy ha lanciato sono fondamentali, perché quel legame
che Tatus rappresenta del passaggio dal karting a una vettura non è solamente un momento tecnico del passaggio da un mezzo ad un altro, è realmente il momento in cui generazione, o meglio, in cui un bacino di utenza potenziale si misura con se stesso e si misura con un cambiamento, e dunque allargando la capacità di pescare talenti in tutti i termini, a livello di genere, a livello geografico, a livello, diciamo, rompendo tutte le barriere che impediscono di allargarlo, che lo rendono più difficile, diventa molto più probabile che poi dopo, con una base più larga, la piramide salga più in alto. Grazie Andrea. Adesso prendo la strada in contromano e vado dall'automotive verso il motorsport. E su questo argomento interrogo Giovanni Blandina, fondatore e amministratore delegato di Easy Rain. Voi vi occupate di sicurezza, primariamente, se non erro. Allora vi chiedo questo. Intanto di raccontarci che cosa sono questi due sistemi che si celano dietro due sigle, DAI e AIS, e soprattutto se questi sistemi possono avere delle applicazioni nel mondo sportivo. Potrebbero avere delle applicazioni nel mondo sportivo. Innanzitutto grazie per l'invito. Sì, noi siamo concentrati nello sviluppo di sicurezza predittiva attraverso dei sensori virtuali, dei software da installare in vettura, che sono in grado di dare delle informazioni alla vettura in caso di perdita di controllo su superfici a bassa aderenza. In particolare il DAI è un sensore che è in grado di identificare quando la vettura sta per andare in aquaplaning o comunque in condizioni di rischio su asfalto bagnato, e stiamo incontrando un grande riconoscimento nell'ambito della vettura di serie perché siamo in grado di abilitare i sistemi ADAS in una condizione dove prima non potevano essere utilizzati. Sviluppiamo anche sistemi di sicurezza attivi, ed è l'AIS, il primo sistema in grado di ripristinare l'aderenza della vettura in caso di aquaplaning. Anche in questo caso lo stiamo sviluppando per vetture di serie, ma per andare anche incontro a quello che diceva Riccardo prima e quanto è importante il racing nel travasare informazioni verso le vetture di serie, abbiamo la fortuna di lavorare con Emanuele Pirro all'interno del team che si occupa dello sviluppo dei nostri prodotti e ci dà tutte quelle informazioni nel concetto di sviluppo, nel concetto della ricerca della perfezione, della performance, che stiamo riversando concettualmente nei prodotti che poi verranno montati sulle vetture di serie. È chiaro è che facciamo un sacco di discussioni con Emanuele su questo tema, quindi che tipo di contributo la sicurezza può dare al motorsport? E la risposta è sicuramente sì, con diverse sfaccettature. Abbiamo un software che può dare ai team delle informazioni tali per cui loro possono avere nuove strategie in caso di quando una gara passa da asciutta a bagnata, come poter utilizzare gli pneumatici in maniera efficiente durante questi transitori. Abbiamo diversi software, sensori virtuali che possono dare informazioni particolari sulla base di come la vettura cambia il suo assetto nel corso della gara. Ma abbiamo anche, diciamo, un utilizzo da parte della Safety Commission che può veramente determinare quando una gara diventa pericolosa sul bagnato piuttosto che no. E abbiamo due esempi a Imola la scorsa settimana, per esempio, dove è venuto a piovere, piuttosto che i fenomeni di aquaplaning che ci sono stati nell'ultima 24 ore di Le Mans, dove ci sono stati incidenti gravi. Allora lì anche la risposta su un sistema di sicurezza attivo può servire? Sì, secondo noi sicuramente sì, anzi siamo ben aperti a fare sperimentazioni, e questo è uno dei casi in cui probabilmente lo sviluppo di sistemi per le vetture di serie può dare un contributo per le vetture da corsa, dove sicuramente noi potremmo incontrare un banco di prova e di stress molto importante per quelli che sono poi le ottimizzazioni da fare per quando installeremo sulle vetture di serie. Beh, significherebbe innescare un circolo, come appunto ci spiegava esatto. Neil Melwani di Deloitte poco fa. Esatto, sarebbe proprio uno degli esempi per i quali si può dire che esatto, diventa un circolo nel quale le informazioni possono essere condivise da entrambi i lati.
Sicuramente Marco Bertogna condivide, professore universitario di Modena e fondatore di Hypert, condivide appunto le informazioni tra mondo sportivo e mondo di produzione. Lei ha, mi passi il termine con cui ho aperto questo dibattito, ha un ruolo ibrido, per l'appunto, nella migliore delle accezioni, no? Come responsabile di Indie Autonomous Challenger Unimor, ma anche come responsabile di Hypert. Ci racconti la sua esperienza appunto a cavallo del mondo motorsport e del mondo automotive. Sì, allora io sono professore di Unimore e ho anche un'azienda, abbiamo fondato due aziende nel mondo delle high performance real time system, quindi prima Riccardo citava sia real time che high performance che diverse altre cose, noi abbiamo cercato di andarci un po' a mettere in questo tipo di mondi, non solo per il mondo dell'automotive, ma tutto quello che riguarda un po' i veicoli, no? Le nostre è un ecosistema Motor Valley, non solo di automobili, ma pieno di vari tipi di veicoli che sono maturi per recepire questo tipo di tecnologie, sia mezzi per agricoltura, logistica, intralogistica, automotive anche, noi in particolare cerchiamo di rendere autonomi questo tipo di veicoli, quindi sia come laboratorio di ricerca che come spin-off accademiche, siamo una settantina di persone e ci dedichiamo a questi problemi, ecco, piuttosto challenging, nei quali appunto ci divertiamo a sviluppare tecnologia che diventa prodotti oppure che entra in prodotti di OEM, tier 1, non solo italiani. E diciamo che il racing per noi è un po' la ciliegina sulla torta, no? Noi in Italia, sapete, scontiamo il problema del sottofinanziamento, purtroppo in Europa scontiamo questo problema, in Italia particolarmente. Immaginate un professore, no, che prova a cercare di creare qualcosa, deve sempre andare a elemosinare, no, fondi in giro a destra e a sinistra. Delle cose che facevo una volta io erano più simili magari agli interessi di Marelli, sistemi embedded real time, sistemi operativi real time, non gliene fregava niente a nessuno. 10 anni fa abbiamo iniziato invece a fare queste macchine che vanno da sole, adesso da lì dopo insomma è nato un enorme interesse. E abbiamo sempre usato il mondo racing come proprio la parte dove prototipare le tecnologie proprio più spinte. Vedo che c'è in contatto da Indianapolis Paul Mitchell, che è l'esponente appunto di questo Indy Autonomous Challenge, che è uno dei precursori, se volete, di questi sforzi di buttare il cuore oltre l'ostacolo, chiamando team di tutto il mondo per provare a spingere dei bolidi, delle Dallara Indy Lights a oltre 280 km orari senza pilota. Sono di ritorno questo weekend, eravamo invece ad Abu Dhabi, dove c'era un altro capitolo di un'altra serie basata su Super Formula, sempre Dallara, il produttore, in questo caso ancora più spinte, ancora più veloci, sul circuito di Yas Marina di Abu Dhabi. E di nuovo, insomma, ci abbiamo cercato un po' come università di trovare, ecco, i fondi e gli interessi per poi sostenere delle spese enormi, perché mandare 20 ragazzi dall'altra parte del mondo per tanto tempo a sviluppare questo tipo di applicazioni è sicuramente uno sforzo economico. Diciamo che il racing insieme a altri due domini sono un po' i tre dove riesci un po' a innovare e a trovare fondi in tal senso: racing, defense e space. In tutti e tre sono un po' i domini dove riusciamo un po' a finanziare questo ecosistema che abbiamo messo in piedi. Non mi soffermo sul defense, potete capire, no, tutte le ripercussioni, anche con molte critiche, ecco, lato mio, abbiamo molte remore spesso a sviluppare questo tipo di applicazioni, però nella parte non di attacco ma di difesa riusciamo a fare delle collaborazioni molto interessanti. Sulla parte space, diciamo, i fondi sono un pochino inferiori, e sulla parte racing forse è quella che mediaticamente tira più di tutte. Questo weekend ad Abu Dhabi c'erano sold out biglietti per 30.000 persone a seguire delle macchine senza pilota, secondo me una cosa che teoricamente è noiosa, no? Voi tutti sapete che noi ci identifichiamo col pilota, no? A noi ci piace, no? È quella la parte bella del racing. Qui ti identifichi invece con gli ingegneri che hai dietro, no? Questi team di 20-30 persone di tutto il mondo che soddisfano un po' il sogno della vita di andare a ottimizzare il decimo di secondo dell'approccio alla curva, alla cornering stiffness, la stima dinamica dei parametri pneumatici e così via. Ed è stato, insomma, un enorme successo, no? Questo, diciamo che i due team che sostanzialmente si classificano tra i primi tre sono italiani, questo è fonte di grande orgoglio. Noi come Unimore Racing e i nostri amici di Milano come Polymove,
E questo, ripeto, vedendo che tutti gli altri team, Cina, Singapore, Russia, America, eccetera, hanno ordini di grandezza più finanziamenti di noi. Fa un po' male vedere là, c'è pieno di italiani, non solo i team, ma anche i fornitori del veicolo dall'ARA, i fornitori elettronica danese, i fornitori attuatori meccanica 42, potrei andare avanti quanto vuoi, in Italia e in Europa questo tipo di finanziamenti non si riescono ad avere, e questo insomma potrebbe far riflettere su tutta una serie di applicazioni. Però diciamo che nel nostro piccolo ci abbiamo provato, ciliegina sulla torta, abbiamo quasi vinto, per la seconda volta abbiamo perso 1 milione di euro all'ultimo giro, si è guastato un componente e abbiamo riconsegnato la vittoria ai tedeschi. Ecco professore, mi ha messo una curiosità appunto, il contributo dell'ambiente universitario dal punto di vista esperienziale, umano, qual è? Allora, è enorme, non è un caso che siamo riusciti a fare questa roba a Modena, non siamo solo noi, non è che siamo bravi, c'è un ecosistema che aiuta, no? Le prime macchine, abbiamo avuto 3 Maserati con cui giocare, a fare, no? Le abbiamo avute perché eravamo a Modena, con tutte anche le difficoltà, sono fondi che siamo andati a chiedere, a cercare di recepire, eccetera. Però uno viene a studiare a Modena anche perché ha un po' questo, no? Questo tarlo, no? Diciamo, è un po' più predisposto a realizzare questo tipo di cosa. Il nostro team è molto eterogeneo, quindi io sono un informatico, quindi abbiamo molti informatici, potete immaginare che la parte di guida autonoma richiede grandi capacità tecnico-informatiche, ma siamo pieni di controllisti, embedded engineer, dinamisti del veicolo, ci sono veramente tante tante expertise. La parte universitaria è bella perché poi puoi andare a trovare, no, i ragazzi che hanno già fatto tutti i corsi di dinamica laterale e così via che ti servono per identificare il controllo, e ecco, riesci a fare un team che è competitivo a questi livelli. E come vi dirà anche Paul Mitchell dopo, non è che manchino gli opponent, perché gli opponent si chiamano MIT, Berkeley, Caltech, cioè ci sono università diciamo di primo piano, no? Poi ci sarebbe da interrogarci come mai con tutte queste università comunque l'Italia riesce a piazzarsi così in alto, no? Non ho la risposta, però è bello da constatare. Ecco, allora, continuando a parlare appunto di guida autonoma, il professor Bertogna ha introdotto Paul Mitchell, che salutiamo in collegamento. Hi Paul, could you hear us? Hello, can you hear me? Okay. Ah, yes, fine. Per chi non lo conosce, Paul Mitchell è presidente e CEO di Energy Systems Network e si appunto occupa dell'Autonomous Challenge. So, Paul, let's talk about the impact and the interest of the Autonomous Challenge in the automotive world, both for the supply chain from EOM to suppliers of different levels. What's about the impact to the supply for the supply chain? Yeah. Good. Okay. Can everyone hear me? Okay. Just yes. Give me a nod or a thumbs up. Okay. Good. Well, first of all, thank you so much for including me in this panel. I apologize I could not be there in person. I was planning to be there, but had a family obligation back here with some of my small children. Modena is an incredible place, one of the very few places in the world where, as you heard from Marco, all of the skills, all of the talent, all of the expertise exists to really lead in the future of automotive, including self-driving technology. So I applaud the region, Emilia-Romagna region, and the community there in Modena for pulling this event together. Yes, I'm Paul Mitchell. I run something called Indy Autonomous Challenge. You heard Marco say a few words about it. It began as an idea in 2017 in the United States in the city of Indianapolis. Let's say Indianapolis is kind of like a Modena in the United States. It's a center of racing in America. It's where the Indy 500 and the Indianapolis Motor Speedway exist, which is the oldest racetrack in the world. We think it's the best racetrack in the world, but maybe some people in Monza or a few other places would argue. And the goal was to use motorsport as a test bed for innovation in autonomous vehicle technology.
Autonomous vehicle technology is already being tested on public roads, especially in the United States, but at very low speeds. They call it the sort of urban suburban robo-taxi type of use. And this is good and important, but there is much that needs to be learned around the operation of these systems at speeds, let's say, greater than 100 kilometers per hour or even 150 kilometers per hour. And to do that, it's very difficult to test the hardware, the software, everything from the sensors to the computers to the communication devices. And that's why we created India Autonomous Challenge. It's a research and development platform. It's a testing platform. We do not seek to be a motorsports series or to compete with, let's say, a traditional motorsports approach. But we do believe that some of the technology which is being developed could transfer into traditional motorsports and make human-driven cars safer, almost the way, let's say, that fighter pilots in, let's say, World War II were using more mechanical airplane technology, and they were very talented. But I think today, fighter pilots in, let's say, an F-35, the plane may be able to almost fly itself, but it still requires superhuman talent by the pilot. So I think motorsport and human-driven motorsport really will remain the center of the motorsports industry. But there is a lot that can be done in terms of improving safety, improving efficiency of these systems. You asked about supply chain. We work very closely with commercial partners. So one of them is sitting there. Morelli is one of our partners, one of our technology partners. We have a device on every vehicle, which is the same telemetry device, which is used on every Formula One vehicle. And so you say, okay, this is great. It works well in Formula One. It works well for us. Why? And maybe I could put Morelli on the spot, but why would they want to put this technology on our car? How are we using it differently? And the answer is because we have no human in the car, we're using this telemetry device as essentially an automated race control, you know, sending messages to the cars to slow them down, to speed them up, to bring them closer together. You know, if a car misses, if a driver, for example, misses the indicator that says there's a yellow flag in our system, the car automatically slows down, right? So there's some interesting use cases using the existing platform of the Morelli device and the race control, but trying some new and different things. And the hope is that companies like Morelli learn from that and can then apply that to motorsport applications such as Formula One or even in the commercial setting. You think about an airport or a logistics facility where you have many different robotic systems operating. It's kind of like a race control, right, or air traffic control system. And so that type of technology is relevant. We also work with just about every component on our car that's part of the robotics component is donated from an industry partner. And they do this, they provide often very expensive pieces of equipment because they want to have access to the testing and validation. They want to have access to the talent, which I'll say a word about in a moment, the incredible talent from Marco's team, from the other nine teams that we have involved, most of which are PhD students at top engineering programs throughout the world. And so that's the interest from the supply chain. In terms of the how does this continue to evolve, because now we've sort of proven, okay, the cars can drive themselves around an oval track, they can drive themselves around an F1 road course. We did so at Monza last year. We know it can be done. So how do you keep moving forward? For us, it's always having research objectives that are advancing autonomous vehicle technology and artificial intelligence. So over the next few years, we'll be doing more in the area of sim to real knowledge transfer. So trying to develop more sophisticated simulation tools that allow for more rapid testing and development and training of generative AI within the simulation models, and then to test that in the real world on these vehicles. We also will probably begin to introduce other autonomous systems within the same environment where the race cars are operating. So whether that's a drone,
whether that's smart infrastructure on the side of the track. Question then, I think that Marco raised is a good one, which is funding. How does this get done? In the United States, it's quite straightforward. We have a huge amount of research funding that is provided by the federal government through agencies like Department of Defense, National Science Foundation, NASA, Department of Energy, Department of Transportation. And so we have universities such as Berkeley, Caltech, Purdue University, and others who apply for research funding in different areas. Maybe they apply for sensor fusion, maybe they apply for funding in, let's say, even something like cyber physical security. How do we make sure these vehicles are cyber secure as they're driving? And it's not necessarily that the grant is specifically for racing in autonomous racing, right? The grant is for a particular scientific area of discovery, but they are able to use these monies to pay for PhD students, to pay for faculty, to pay for testing time. And we hope that this same kind of model can be used within the EU. One of the things that I think we will have to do is lock arms with the Germans and the Italians, and we have some French universities that are interested, and really go to Brussels, go to the EU and go to NATO and say, look, you have wonderful things going on here, and they're partnering with the best of the best in other parts of the world. And so this research is important, not just because it gives a chance for the students to have an exciting experience, you know, racing at an event like a part of a Formula One team, but because the fundamental research and the learnings that will come from it will strengthen your economies and strengthen your national security. So this is one of our big challenges is, now that we've proven it can be done, how do we provide the constant funnel of research money that's necessary to take this to the next level? So, Paul, thank you. You told us the tech and the financial part, but there is another part of the game, the emotional part. So, yeah. From your point of view, what is the interest of the fans, especially the younger ones? Yeah. So we, you know, actually, I would say the initiative in Abu Dhabi will teach us a lot about that, because India Autonomous Challenge has not really focused on the sort of broad marketing to the average motorsports fan or the average person. We have fans, okay, people like us, they're quite interested, but they tend to be very technology-oriented people. So we run an event each year at CES, which is a huge technology summit held in America in Las Vegas in January, and we're very popular there. Marco and the teams and everybody loves India Autonomous Challenge at CES because it's all tech companies, it's all tech people, all you know, university people. Also, let's say at university conferences, it's quite popular among that crowd. I don't know the answer to how people will accept this as more of an entertainment. For us, it's primarily been the purpose of having the events is primarily to showcase the level of innovation of the teams and where they're at a point in time. Not to push them beyond where they're at for entertainment purposes, but to find the space where the teams can demonstrate what they're doing. And each year it'll get better and better and better. And eventually maybe it is something that is entertaining. The last thing I will say is we have later this year, in October, we have a documentary which will be debuting at a major film festival in the United States called the Heartland Film Festival. It's a full-length documentary. And it covers the story of India Autonomous Challenge from the beginning, from the perspective of the students and the student experience. And it tries, I think, quite well to put sort of the human emotional side into the journey. But I will say that to understand that human emotion, you have to kind of look at the work that's being done in the laboratories. You have to look at the students connected to the cars, working all through the night, maybe even harder than Formula One teams work. I don't know.
but you can't see it on the track inside the car. So this documentary and some of the other media that we put out, films we put out, we try to show the human side of what's going into this incredibly advanced achievement. It's kind of like do people find SpaceX space launches interesting? You know, there's usually not humans in those rockets. I mean, we know there's some, a couple of them, right? But most of the time, it's just rockets shot into the air, shooting satellites, and then coming down and landing. It's pretty amazing. And so it's, in the moment, it's quite interesting, but it's really about the human work behind it. And I think it's too early to tell how interested people will be from the standpoint of spending money and, you know, following and liking things on social media, and whether you can really make money off of this, or if it's something which will require just continued government support. I think in Abu Dhabi, the government has a lot of money, so they're able to pour into this, the investment for national pride, national interest. It's not a private sector investment which is seeking to get a return on that investment, certainly not yet. So, thank you very much, Paul. Stay with us, please. Yes. Ecco, e adesso vorrei parlare con l'ingegnere Flavio Farroni, CEO di Megaride. Megaride è passata da una startup a una fase matura, no? Qual è il vostro contributo tecnologico? Soprattutto mi pare di aver capito qual è la vostra, mi passi il termine, doppia corsia. Bene, grazie mille innanzitutto. Vi racconto due parole sul nostro percorso. Io, come Marco, mi occupo di ricerca alla Federico II di Napoli, sono professore di meccanica applicata e dinamica del veicolo. Sono molto legato alla Motor Valley perché il mio dottorato è stato qui, fui selezionato da Ferrari, Formula 1 e GT per lavorare su un grip model, come la gomma aderiva alla strada. Passo qui buona parte dei miei anni quindi di studi, da dottorando. Nel 2016, con altri colleghi, soci oggi, decido di fondare uno spin-off accademico che si chiama Megaride o Megaride. Vi dico due parole su questo perché è carino. Megaride a Napoli è l'isoletta dove c'è il Castel dell'Ovo e dove ha avuto origine l'antico insediamento. Megaride, perché il ride è la nostra vita. Oggi abbiamo circa 40 persone a bordo e lavoriamo con 6 team di Formula 1 e tanti altri. Quindi come mai la Formula 1 internazionale va, diciamo, nella Vesuvio Valley, che non è la Motor Valley, diciamoci la verità? Perché probabilmente lì c'è della competenza. Noi siamo stati legati a un contesto con cui tutti quanti hanno a che fare, ma con cui nessuno vuole avere a che fare, che è quello degli pneumatici. Questi oggetti neri e rotolanti sono sulla bocca di tutti, però sono non lineari, viscoelastici, veramente un casino da gestire. Nell'ultimo quindicennio abbiamo sviluppato delle metodologie per modellare e riprodurre la gomma che si scalda, che si usura, che cambia configurazione, da implementare a bordo dei simulatori di guida e nelle strategie di ottimizzazione dei team. Quindi in realtà nasce tutto da lì, e poi questa sfida che il motorsport ci dà ci rende molto più competitivi. Diciamo, quello che la nostra storia racconta è che di fatto poi la geografia non ha più tutto questo senso, di fatto, come dire, da Napoli riusciamo a fare motorsport, perché il motorsport ci dà delle sfide pazzesche. Vi racconto un altro pezzo di storia. Mentre dialogavamo con un team di Formula 1, loro ci chiedono è possibile trovare un modo di caratterizzare lo pneumatico senza che se ne accorga quello che le gomme ce le dà ogni domenica? Cerchiamo di lambicarci il cervello, viene fuori un'idea di un oggettino con una piccola asta di metallo che viene messo sulla gomma e viene fatta rimbalzare. Non lascia nessun segno, non lascia nulla. Questo dispositivo lo chiamiamo VESEVO, siamo un po' fissati col territorio, in realtà sta per Viscoelasticity Evaluation System EVO e fa riferimento al Vesuvio. Il team utilizza questo oggetto nel paddock, viene beccato mentre lo utilizza, in pochi giorni 4 team di Formula 1 ci fanno richiesta per lo stesso dispositivo. Piccolo problema, era a forma di pistola, metterlo su un aereo era praticamente impossibile. Quindi velocissimamente rigeneriamo il design, questo oggetto va nel paddock, quando quel fornitore di pneumatici si accorge che questa idea era interessante, inizia a utilizzarlo per fare il controllo qualità. Quindi nasce una nuova startup dentro Megaride che si chiama VESEVO, che sviluppa questo dispositivo brevettato oggi in mezzo mondo, che di fatto oggi fa controllo qualità. Quindi il motorsport è la sfida, parte nei paddock. Oggi in realtà VESEVO fattura sul controllo qualità e neanche più soltanto sugli pneumatici, perché poi di fatto la gomma è ovunque, quindi facciamo caratterizzazione delle suole delle scarpe, dei pellami e di tanto altro.
Megaride quindi in realtà cambia pelle e diventa oggi una holding tecnologica. Quindi noi siamo ricercatori, facciamo ricerca, siamo ormai, come dire, un po' di ispirazione, capirete, Federico II coinvolge 5.000 persone, sapere che c'è una startup nata lì dentro che fa motorsport a questi livelli per i ragazzi è una bella storia. Nascono due nuove startup di cui Megaride è di fatto partecipante, quindi Megaride diventa una holding tecnologica del trasferimento tecnologico, che è una parola che non mi fa impazzire perché poi di fatto trasferimento tecnologico significa prendere valore da una parte e portarlo da un'altra. Di fatto io penso sia un interscambio. Il nostro fare ricerca oggi ci rende forse più competitivi di prima da quando abbiamo queste startup da noi. E quindi il nostro tech transfer avviene due volte, perciò scherzavamo con la doppia corsia, dal motorsport dalla ricerca al motorsport, come vi ho raccontato, e poi in realtà il motorsport, lo sappiamo bene, anticipa i trend, e quindi quella sfida che ci fecero in quel periodo lì significava anticipare un trend che diventava mobilità del futuro. E quindi le startup, Giovanni lo conosco benissimo, Marco, cioè le startup che lavorano nel motorsport devono gestire delle situazioni che hanno del miracoloso, perché ogni domenica bisogna supportare il team mettendo in pista quella macchina con tempistiche clamorosamente ridotte, e appunto Marelli Motorsport lo sa benissimo, risorse che sono quelle che sono, e di fatto quindi, come dire, la resistenza, la resilienza, per usare un termine un po' abusato, di queste startup le rende forse un po' più forti. Quindi, come dire, il motorsport è realmente un driver che possiamo utilizzare per rendere le startup del contesto nazionale, visto che c'è la Motor Valley, insomma, molto più forti di quelle che sono all'estero. Anticipato quello che vi volevo chiedere, appunto, partendo da Riccardo De Filippi, ma la domanda è per tutti, anche per Paul Mitchell. Quanto è importante in questo settore, appunto, adesso l'ingegnere Farroni parlava appunto di tempistiche strette, l'aspetto vocazionale di chi lavora in questi campi? Quanto è importante la vocazione, la dedizione, e che cosa porta in termini creativi e quindi anche il ritorno economico? Ma io penso che sia difficile fare motorsport senza avere un po' di passione. Pensavo, adesso parlavamo di gare, di calendari, di gare durante l'anno. Noi come Marelli serviamo diciamo più di 150 eventi all'anno. E quindi è un appuntamento preciso che non si sposta. Se pensiamo agli ultimi anni, durante la pandemia, lì c'è stato veramente da picchiare la testa contro il muro, con la completa disruption della supply chain, con componenti elettronici che non si trovavano. Beh, il rischio, penso a Tatus, che noi forniamo come elettronica, quante volte con Delfino ci siamo trovati i mani nei capelli, non si potevano fermare vetture, non farle partecipare alle gare, e le gare erano a cadenza settimanale, non si poteva appellare al fatto che non c'era il componente elettronico. Quindi in quel frangente lì ci ha messo veramente, veramente a dura prova. Eppure la sfida era lì, e la sfida l'abbiamo vinta tutti insieme, facendo i salti mortali, portando le centraline in pista il giovedì del weekend di gara. La prossima pandemia io mi licenzio, questo lo dico, non voglio più affrontare una cosa del genere. Però accidenti, ci ha resi più forti, più robusti, ci ha insegnato delle cose, ci ha fatto diventare smart. Gli sviluppi che abbiamo fatto, o meglio, il miglioramento dei processi interni che è avvenuto in questi pochi anni, in questi pochi mesi, è stato formidabile. È stata un'esperienza unica, non solo per noi, ma per tutti. Adesso lascio parlare anche... Blandina, l'apporto umano appunto da voi a Easy Rain. Penso che sia un ingrediente che diventa indispensabile in qualsiasi ambito, nel senso, noi siamo naturalmente non all'interno del perimetro delle sfide del motorsport, ma siamo all'interno del perimetro della sopravvivenza di una startup, ecco, no? Con tutte le sue urgenze nell'accelerare, nel proporre soluzioni per fare in modo di creare valore e trovare diciamo finanziamenti per continuare a sostenerci. Però penso che al di là di questo, al di là della natura dell'azienda, che siano auto da corsa piuttosto che siano spin-off da università, l'elemento passione e l'elemento dedizione sia necessario sempre. Sempre, e sia soprattutto importante anche trasmetterlo a quelli che fanno parte del team,
perché di fatto poi oggi credo che le sfide che stiamo affrontando non sono più sfide come una volta che possono essere vinte dal singolo, ma sono sfide che vengono vinte con un team che deve essere coeso, ma spesso sono sfide che vengono vinte dai team, perché c'è necessario magari delle competenze che vengono prese fuori o ci sono necessarie altre aziende che collaborano con te e quindi devi avere un certo trust e trasferire una certa missione. Quindi sono d'accordo, è assolutamente sempre indispensabile, senza neanche io voler fare un secondo Covid, perché anche nel mio caso è stato particolare. Particolarmente duro. Dal Canton, Bertogna e Farroni, voi siete dopati, fatemelo dire, perché voi godete dell'entusiasmo dei giovani con cui lavorate. Avete l'aiutino. È così, e per quanto riguarda Tatus, Autotecnica e Breda, io devo fare anche un brevissimo inciso, perché va detto che il tipo di clientela, o meglio gli utilizzatori delle vetture, sì, sono effettivamente dei piloti giovanissimi e con un entusiasmo stratosferico, ma quel posizionamento all'interno del panorama motorsport si rispecchia anche in coloro che lavorano dietro le quinte presso di noi, cioè siamo tutte e tre aziende con una nutrita squadra di giovani, soprattutto in quelli che affrontano 100, 120, 130 giorni all'anno di trasferta per andare a supportare, quello che dicevo prima, queste vetture e questi piloti in pista. E senza quell'entusiasmo strabordante questo non lo puoi fare. Non puoi fare questo, non puoi fare i salti mortali di cui parlavamo un attimo fa insieme ai colleghi di Marelli per consegnare il giovedì e montare al volo e poter il giovedì stesso andare in pista. E ci sono tantissimi esempi di questo tipo. La passione è quello che non solo gli permette, ci permette, ma soprattutto gli permette di farcela, ma è anche quello che gli permette di farcela con un livello qualitativo altissimo. Cioè quella passione è quella che dopo che ce l'hanno fatta gli fa prendere in mano lo smartphone e andare a guardare le notizie delle altre categorie, perché non finisce mai. E quella passione a 360 gradi è quello che poi dopo gli permette di avere un colpo d'occhio rapidissimo in pista quando c'è qualcosa che non va, o di anticipare un problema perché sanno che arriverà, e non è solo la loro formazione, è anche la loro passione. Bertogna, cosa le danno i suoi ragazzi? Per noi la passione non è importante, la passione è veramente tutto da noi. Noi sì, il team così grande, con finanziamenti tutto sommato non enormi, sta in piedi per passione. La gente sta da noi per risolvere quello che io ritengo veramente, io ci ho pensato, vedo tante cose, però uno dei problemi ingegneristicamente più entusiasmanti. Il racing autonomo, se ci pensate, oggi non c'è tempo per andare nei dettagli, però è affascinantissimo come problema e rinchiude tutta una serie di settori eterogenei. Ecco, per noi, ho spesso discusso con i miei ragazzi, noi siamo molto selettivi nel hiring, nell'acquisizione di talenti, il problema è difficile, però spesso mi sono arrabbiato i miei ragazzi perché magari erano un po' restii ad assumere qualcuno che magari era un filino meno dotato degli altri, no? Però questo qualcuno aveva la passione, allora ho insistito e infatti sono tornati sui loro passi e mi hanno dato ragione, no? Questo non vuol dire, no, che qualsiasi persona è, però se una persona... C'è chi può sbocciare. Esattamente, c'è chi può sbocciare e va fatto sbocciare, no? Io una delle persone che adoro parlare di queste cose è Andrea Pontremoli, no? Amministratore di Dallara. Tutte le volte che ci troviamo vi racconta la sua esperienza, anche nell'abilità, nel far sfociare, sfogare la passione anche in chi magari è un po' messo ai lati. Ecco, da noi questo veramente è tutto, cioè nella nostra azienda è più importante anche del guadagno. Diciamo. Anche questa è circolarità. Questa è circolarità. Questa sì. È circolarità vera. Assolutamente. Cioè, dopo tutto anche il come reinvestiamo, io non ho preso una lira dalle mie aziende, mia moglie pensa che sono un coglione, permettetemi la battuta, però è proprio tutta la passione. E farla qua, in questa terra, ci sta da Dio. Farroni, lei ha già detto, i suoi ragazzi. Sono doping puro, effettivamente, no, sono una bomba. Però dico qualcosa di diverso, altrimenti diciamo tutte le stesse cose. Avere così tanti giovani per noi cosa significa? Significa anche un turnover enorme, perché noi ragazzi li tratteniamo, però quando arriva un team di Formula 1 che quelli se li viene a prendere qualcosina, qualche volta mollano, allora serve, uno, trattenerli, significa dire attaccamento alla maglia e quindi far credere in un progetto che è fighissimo come tutti i nostri. E poi due, le nostre aziende, i nostri progetti devono diventare
basati sui processi. Se qualcuno cambia, perché il turnover è fondamentale, le nostre aziende devono irrobustirsi rispetto a questo genere di evenienza. E questa è la sfida nella sfida, perché fare startup è costruire il razzo mentre sta decollando, no? Oppure costruire la macchina da corsa mentre sta già correndo. E mentre corre qualcuno va via, quindi devi avere un processo che è più forte di tutto il resto. E quindi devi vincere la gara, reclutare persone, trattenerle, risolvere il problema di quando vanno via, fatturare, pubblicare, e diciamo è complesso, però è bellissimo. Paul Mitchell, do you hear me? Yes, I think one thing that I've learned, because I didn't come into this space from motorsport, I had no motorsport background, I was actually more in the alternative energy and technology space and used to work in government, in politics. What I've seen with motorsport is that it has an ability to create passion in people who maybe have absolutely no background or experience in motorsport. If you think about in the Autonomous Challenge, when we have an event that's taking place, and we've had 7 or so of these major events, we have one coming up at the Indianapolis Motor Speedway in September in the United States. There's something like 250, I think, students that are together, mostly PhD, some masters, a few very high ability undergraduate students. And it's always fascinating when you walk around, some of them grew up watching Formula One, let's say more of the Italian team members grew up watching motorsports. But some of them have never driven a car. Some of them have absolutely no experience whatsoever in racing, or no understanding previous to this competition in motorsport. What it does is it can draw interest out of people who have deep scientific understanding of things like sensor fusion and machine learning and low latency communications and high throughput computing, and I could go on and on, localization, and they maybe do this in a laboratory environment, or they do this with small devices, but to take them out of that laboratory environment and put them into the laboratory that is motorsport, it brings out a tremendous amount of passion, and it also shows that motorsport still has what it originally was when it was created in the beginning of the 20th century, rather, with the Indianapolis Motor Speedway and with Monza, where it was much more about seeing, can these new automobiles actually work? And you had a lot of wrecks and a lot of vehicles that couldn't get off the starting line, and it was mostly a scientific exercise. Now it's much more of an entertainment exercise, but I think the passion probably was there at the very beginning of the Indianapolis Motor Speedway, when people were coming to those races, having absolutely no clue what the hell they were going to be seeing. And, you know, years later now they come and they have a very good understanding of what they're going to see, and they're passionate about it. So for me, motorsport has drawn out of the laboratory hundreds of incredibly talented people from around the world that probably would have never met each other and would have never worked on the same activity if it wasn't for the appeal and the passion created by motorsport. So thank you very much, Paul, to be with us. We are finished our time, so see you soon on the track. Vi ringrazio, abbiamo finito il nostro incontro, abbiamo visto una cosa che magari è ovvia, però è sempre bene ricordarsi, che le persone e le tecnologie possono creare cose meravigliose. Ne abbiamo parlato, insomma, abbiamo appena scalfito la superficie, ma ne abbiamo parlato. Ringrazio tutti i nostri ospiti, ringrazio Melanie per essere stata con noi e per lo studio che ci ha presentato per Deloitte. E alla prossima.